dai tempi della Gelmini fino ai tempi di Profumo. 8 miliardi di euro sono stati sottratti alla scuola pubblica, è il più grande delitto che ha conosciuto la società italiana. È un gesto... Io naturalmente non sono mica geloso, sono contento che da più parti si torni a rimettere al centro l'investimento sulla scuola pubblica e che ci sono ancora 10 giorni, 12 fino al voto e poi ce n'è ancora una ventina fino all'insediamento dell'eventuale nuovo governo, in cui il professor Monti, oltre a essere un illustre candidato, sia pure diciamo virtuale, di questa competizione, è ancora Presidente del Consiglio, per cui io diciamo con tutta la più sincera ammirazione che ho nei confronti delle proposte, soprattutto quando sono così mirabolanti, del professor Monti, gli chiedo se per gentilezza intende occuparsi in questi giorni della Cassa Integrazione in deroga del 2012 e della Cassa Integrazione in deroga del 2013, perché abbiamo un piccolo problema, che mancano 600 milioni di euro, non sappiamo se per calcoli sbagliati, ancora i tecnici, fatti dal Ministero del Lavoro, fatti dall'INPS, tuttavia ci troviamo che ci sono famiglie, lavoratori e intere famiglie in tutta Italia che da 6-7 mesi non sanno letteralmente come fare la spesa. Io vi assicuro che è una situazione penosa su cui abbiamo bisogno di avere una risposta immediata. Così come avreste ancora, ministri di questo governo, qualche giorno di tempo per vedere di porre un riparo al danno che avete fatto sul tema degli esodati, perché quello non è soltanto un tema rilevante quantitativamente, perché sono decine e decine di migliaia di persone, ma è un tema emblematico della perdita di senso dello Stato. Perché se lo Stato, che ha anche un compito pedagogico nei confronti dei cittadini, dovrebbe sempre diciamo, essere il luogo che garantisce la cultura della legalità, se lo Stato ha violato un patto che ha sottoscritto con i cittadini e ha tanti lavoratori che sono usciti dal mercato del lavoro con un calcolo preciso sul momento in cui avrebbero potuto aprire l'ombrello previdenziale per ripararsi dalla pioggia della crisi, e questi lavoratori sono stati invece ingannati e si trovano oggi nella condizione di chi... Non riesco a spegnere questo maledetto... è pazzesco, cioè sono aggeggi infernali, fanno apposta. Penso che anche voi ogni tanto viviate la sensazione della vita autonoma degli oggetti, soprattutto quando essi si esprimono in libertà nei momenti meno opportuni, no? Ecco, e insomma, penso che lì c'è un problema che riguarda la capacità dello Stato di essere leale nei confronti dei cittadini, la credibilità dello Stato, perché altrimenti è inutile che suoniamo le trombette risorgimentali e ci inebriamo di vanagloria pensando alla patria, quando la patria poi diventa un luogo vuoto di significato per persone che non sanno come ricomporre la figura della propria vita, cosa dire nelle loro case. Guardate, avanza una povertà che è inquietante. È inquietante socialmente, è inquietante dal punto di vista democratico, perché oggi basta frequentare una mensa della Caritas per accorgersi di come è cambiata la fenomenologia dei poveri e di come al tratto antico del tradizionale barbone si stia aggiungendo un tratto inedito che è la realtà degli impoveriti, di un ceto medio improvvisamente schiantatosi, e vedete tanta gente elegante che si mette in coda per un pasto caldo per ricevere un pacco di pasta. Questa realtà della povertà che cresce, che è tornata ad occupare il centro della scena sociale, della questione sociale, è un punto dirimente della lotta politica. Ecco, io penso che... Non ho spento... No, no, non lo applaudite perché tende tende a replicare.
Io penso che a fronte delle contraddizioni che abbiamo oggi, noi abbiamo il dovere non di sognare ed evocare il cambiamento come qualcosa che è collocata in un tempo che non ha niente a che fare col nostro calendario, col calendario delle nostre vite. Se c'è anche una sola possibilità di aprire un varco, di indicare un orizzonte luminoso dentro questa notte buia, io penso che abbiamo il dovere morale, prima ancora che politico, di provarci. Questo abbiamo scelto noi. E ripeto, io l'ho fatto anche per me. Vi ringrazio, compagni e compagni, perché mi avete dato speranza di nuovo in questa campagna elettorale. Si fa fatica, veramente, si fa fatica a tenere intatta la passione politica in un paese che sembra sempre predestinato alla palude. Si fa molta fatica, però mi avete dato la speranza di poter essere con voi in questa battaglia anche per me. Anche per me. Ecco, è il motivo per cui credo che dovremmo mettercela tutta per vincere, perché ciascuno di noi, per la sua vita, per i suoi desideri, per i suoi diritti mancati, possa poter dire anche per me. Grazie.